tutte le news sull'Alessandria Calcio. Lunedì alle ore 13 su 7 Gold. Grigi nel cuore. La pioggia è arrivata così come annunciato nei giorni scorsi, situazioni critiche soprattutto in Valle Scrivia ed in provincia di Genova, sul centro e di Levante Ligure. L'allerta meteo rimarrà fino alle 15 di oggi pomeriggio. Rincari energetici, l'ARERA aumenta i costi, le bollette della luce su del 59%, alla ricerca delle strategie per risparmiare. L'azienda ospedaliera ad Alessandria dà il via ai lavori di efficientamento energetico. Nei prossimi giorni ci sarà qualche disagio per gli utenti, ma un grande risparmio non soltanto per le casse della sanità, ma anche, vedremo, per i polmoni dei cittadini. A Novi Ligure parte oggi la due giorni di Benvenuto Autunno, un modo per sostenere il commercio locale. Buongiorno, benvenuti alla nostra informazione. Dunque, come avete sentito dai titoli, la pioggia è arrivata, così come ampiamente previsto dalle previsioni del tempo dei giorni scorsi. In Piemonte la situazione è assolutamente sotto controllo, invece è la Valle Scrivia, dunque ci spostiamo più verso la regione Liguria, l'area più colpita dalla perturbazione che appunto nella notte ha attraversato la provincia di Genova. Una frana con caduta massima ha interessato una carreggiata della strada provinciale 12 a Savignone, ora è transitabile dopo la rimozione dei massi alle prime luci dell'alba, mentre a Busalla si sono verificati allagamenti di negozi e scantinati. Sul centro ed il levante della Liguria rimane in vigore fino alle 15 l'allerta gialla scattata dalle 21 di ieri sera per i territori da Savona alla Spezia, compreso l'entroterra del Tiguglio. In particolare in Valle Scrivia, a Busalla, sono caduti oltre 110 mm di pioggia in 3 ore. In questo momento state vedendo invece la fotografia che si rifà ad un'altra zona dove ci sono cadute talmente tanta grandine che sembra quasi che abbia nevicato. La situazione è costantemente monitorata dalla sala operativa della protezione civile regionale, aperta per tutta la durata dell'allerta. Oltre a Busalla, i tecnici in sala sono rimasti in contatto tutta la notte anche con i sindaci di Roncoscrivia, Isola del Contone, Mignanego e Savignone, che non hanno però fortunatamente segnalato alcuna criticità. La strada verso i rincari energetici è segnata, come da previsioni. La bolletta della luce inciderà sui consumi delle famiglie italiane per un rialzo pari al 59%, costo che, come sentirete tra poco, poteva essere ben più alto, addirittura del 100%. Intanto la popolazione si ingegna e cerca di utilizzare tutti gli accorgimenti possibili per risparmiare. Il servizio di Alessandra Della Calle. Sul fronte del caro energia, la stangata d'autunno è dietro l'angolo. Prezzi mai visti prima per la bolletta elettrica degli italiani, ha spiegato Massimo Ricci, direttore della divisione energia di ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Prezzi che, ha aggiunto, nel prossimo trimestre purtroppo ci ricorderanno che viviamo ancora in una fase emergenziale. Di fatto, per le famiglie sul mercato tutelato è stato evitato il cosiddetto raddoppio. ARERA comunica che con un intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione, è stato limitato l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica proprio per questa fascia di utenti, pur rimanendo i livelli molto alti. Trattasi insomma di un intervento eccezionale dell'autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma a quelli del governo. Sulla luce si toccherà quota più 59%. Una percentuale esorbitante che in termini di effetti finali per la bolletta elettrica inciderà su una famiglia tipo nel 2022 per un importo a rialzo pari a circa 1.322 euro rispetto ai 632 del 2021. Dall'altra parte, i prezzi all'ingrosso del gas, giunti a livelli abnormi negli ultimi mesi a causa del perdurare della guerra in Ucraina, dei timori sulla sicurezza dei gasdotti, delle tensioni finanziarie, avrebbero portato a un incremento del 100% circa dell'elettricità.
La stessa bolletta del gas da domani arriverà sempre per i clienti del mercato tutelato in formula mensile. Occorre respirare, deglutire, cercare di vedere a tutti i costi il bicchiere mezzo pieno. E intanto gli italiani si impegnano e cercano di risparmiare il più possibile con piccoli gesti di antispreco quotidiano, dall'azionare lavastoviglie e lavatrice in determinate fasce orarie, serali e notturne, al non lasciare la luce accesa in più stanze se non strettamente necessario. E se è consigliato già da tempo l'utilizzo di lampadine a LED, altrettanto opportuno sarebbe disconnettere le prese di casa e spegnere i dispositivi invece di lasciarli in stand-by. E ancora, usate il microonde e non il forno per scongelare e riscaldare i cibi e, se possibile, comprate elettrodomestici con modalità risparmio energetico a basso consumo. Nell'ottica, infine, di provare a raccapezzarsi fra le offerte sempre più pressanti da parte del mercato libero, l'italiano medio ha un altro strumento da utilizzare. È il sito collegato a quello di ARERA, www.ilportaleofferte.it. Previsto dalla legge concorrenza del 2017, mette a disposizione le offerte di energia elettrica e gas per confrontarle in modo immediato. L'utente, cliente domestico, famiglie e piccole imprese, deve inserire il proprio consumo medio annuale e, valutate le proposte di mercato, stipulerà un contratto con il gestore ritenuto più affidabile. Ecco, molto interessante questo servizio di Alessandra, perché ci dà della capa, perché ci dà proprio delle indicazioni ben precise, oltre a quelle che già in molti sapevamo, cioè quello, ovviamente quello di spegnere la luce nelle stanze nelle quali non stiamo vivendo, però quest'ultima mi sembra particolarmente interessante. Pubblica assemblea ieri sera ad Ovada per parlare di treni e dei disagi che i pendolari subiscono da anni sulla linea Acqui-Genova. Dal confronto si è cercato di capire come Rete Ferroviaria Italiana intenderà investire gli 87 milioni di euro del PNRR destinati alle infrastrutture. Sarà il parlamentare da poco rieletto Federico Fornaro a presentare in merito un'interrogazione parlamentare. Maggiori particolari sull'argomento li sentiamo insieme nel servizio curato da Fabrizio Mattana. I problemi della linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova sono stati discussi nel corso di un'assemblea presso la loggia di San Sebastiano d'Ovada, indetta dal Comitato a Difesa Trasporti Valli Orba-Stura. Presenti i sindaci del territorio, pochi purtroppo i pendolari che magari preferiscono esprimersi sui social, assenti ancora una volta i vertici di RFI e della Regione Liguria. È importante parlare con le cariche politiche, con i primi cittadini, gli 87 milioni di euro che dovrebbero essere stanziati dal PNRR per la nostra tratta ferroviaria e vedere se c'è la possibilità di sfruttarli, oltre che per il restyling delle stazioni ferroviarie, perché sembra che l'intenzione sia quella, e per il ripristino della frana di Mele, anche per avere più treni. E poi, ha ribadito il presidente del comitato Fabio Tonello, i treni dovrebbero circolare 12 mesi all'anno, non ci dovrebbe più essere il fermo ad agosto, bisogna ridurre i tempi di percorrenza, recuperare i doppi binari dove erano stati eliminati, il tutto per incentivare il trasporto pubblico. Sarebbe opportuno, ha concluso Tonello, rivedere il contratto di servizio che oggi prevede 7 milioni di chilometri l'anno per 15 anni. In conclusione, la prossima mossa del comitato potrebbe essere la creazione di un tavolo comune tra regioni, tecnici e comuni. Siamo nel 2022, abbiamo bisogno di una linea che funzioni. E guardate, faccio una battuta, che funzioni come quando funzionava nel 1980, per come funzionava nel 1980. Non è un tornare indietro, sarebbe un andare avanti. Questa è una delle prime esigenze che rappresentano i pendolari e noi sindaci cerchiamo di raccogliere. Poi c'è la seconda questione articolata e complessa di tutte le opere di PNRR, se ricordate, 87 milioni di euro che dovranno essere spesi su questa linea, di cui non capiamo più molto e soprattutto non abbiamo potuto ottenere un tavolo di confronto sulle opere da fare. Soffriamo ormai da anni un problema di collegamenti davvero molto provati, davvero molto in sofferenza, sia sotto il punto di vista della viabilità stradale, per i collegamenti, per quello che abbiamo visto accadere sulla viabilità autostradale, che anche per molteplici episodi di dissesto idrogeologico che hanno messo letteralmente le nostre valli a rischio di isolamento. Quindi è decisamente importante che i collegamenti su ferro possano funzionare, possano essere attendibili, possano essere efficaci, efficienti, quindi questa è una battaglia che assolutamente ci deve vedere in primissimo piano. L'onorevole Federico Fornaro, presidente dell'assemblea, ha annunciato infine un'interrogazione per capire quali saranno le intenzioni di RFI in merito ai fondi PNRR destinati alla tratta.
Io credo che sia fondamentale che vengano ascoltate le ragioni dei pendolari, cioè degli utenti del servizio, le ragioni dei sindaci, insomma non possono cadere dall'alto e soprattutto sono milioni che devono essere investiti per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della linea. E partono oggi i lavori di efficientamento energetico della struttura ospedaliera di Alessandria. Attenzione alla chiusura di via Santa Caterina da Siena, che sarà off limits dalle 7 del mattino alle 5 del pomeriggio. Rendere meno dispendioso dal punto di vista energetico una grande struttura come quella ospedaliera di Alessandria non è solo un'operazione per far risparmiare le casse della sanità, ma soprattutto una iniziativa volta a far sì che l'immobile immetta meno anidride carbonica nell'aria. Tanto che si è calcolato che i lavori che saranno realizzati da oggi e termineranno nel 2024 consentiranno di risparmiare 1996 TEP, che sarebbe l'unità di misura dell'energia che equivale all'energia termica fornita dalla combustione del petrolio. Infatti si pensa che questo risparmio potrebbe essere pari ad un totale di metri quadrati che corrisponderebbero a 25.000 piante risparmiate ogni anno. Per questo motivo da venerdì via Santa Caterina da Siena sarà chiusa dalle 7 alle 17. L'investimento che l'azienda fa partire in queste settimane è sicuramente un passaggio molto importante, perché noi riteniamo che in realtà vada a incidere su due aspetti. Uno, dal punto di vista dell'ammodernamento della struttura, che obiettivamente è una struttura che ha insomma qualche data di anni abbastanza importante e che quindi necessita sicuramente di qualche intervento dal punto di vista del miglioramento e dal punto di vista strutturale. E questo investimento sicuramente va nella direzione di in qualche modo completare una prima fase che è già stata fatta negli anni precedenti e che adesso sfrutta un'opportunità che è stata data sia da una procedura di gara svolta dall'azienda e dalla possibilità di accedere a un cofinanziamento dell'Unione Europea. L'altro aspetto che credo sia veramente di strettissima attualità, per cui molto importante, è quello di ottimizzare i consumi. Noi faremo alcuni interventi molto importanti che riguardano tutto il blocco sia dell'ospedale civile che dell'ospedale infantile, e soprattutto questi interventi, oltre a evitare la dispersione e quindi il discorso di ottimizzare i consumi, consente all'azienda anche di abbattere tutta una serie di dati che sono di solito, per esempio le emissioni di CO2, che sono di solito anche negativi per l'atmosfera, e quindi ci consente anche di venire incontro a delle esigenze, non a caso questo è anche il contenuto del bando della Comunità Europea, che sono di strettissima attualità. Non da ultimo c'è poi un problema che è legato ovviamente anche al conto economico dell'azienda, quindi ai risparmi che noi siamo chiamati a svolgere, e quello che ci conforta molto è che il dato che oggi ricaviamo e abbiamo un po' ereditato dalla prima fase di questo investimento, che è molto positivo, nella prospettiva della procedura di gara che è stata svolta, noi riteniamo che possa porre l'azienda a livello fra i migliori di Regione Piemonte come riduzione dei consumi sia sulla parte termica che sulla parte energetica. Per cui un investimento che credo abbia una serie di elementi assolutamente positivi. Si celebrerà domani il giorno dedicato all'alimentazione vegetale, che in Italia è sempre più gettonata, con un aumento del 9,9% nel 2021, una scelta non solo che fa bene alla salute del nostro corpo, ma soprattutto all'ambiente. Beatrice Augustaro. Chi l'ha detto che un panino con un burger vegetale non possa essere appetitoso? Non rappresenterà certo la tradizione americana, ma con qualche salsa e patatina diventa tutto sicuramente più gustoso. O che la maionese possa essere preparata senza uova, non stravolgendo in maniera esagerata il classico gusto che ci ricorda la cucina della nonna? In Italia i prodotti plant-based, ovvero di base vegetale, stanno spopolando sempre di più. Infatti, come lo rivelano i dati IRI 2021 diffusi dal gruppo prodotti a base vegetale di Unione Italiana Food, quasi 22 milioni gli italiani consumano prodotti green, circa un cittadino su quattro, che compongono più del 54% della popolazione. Il 21% abitualmente, sia a casa che al ristorante, il 33% invece occasionalmente. E per ricordare al Tricolore quanto sia importante mangiare vegetale con i tempi che corrono, l'ente ha voluto istituire il World Vegetarian Day, ovvero il giorno dedicato all'alimentazione senza prodotti animali, che si celebrerà domani, il 1° di ottobre. I plant-based sono figli del nostro tempo, non sono una semplice moda,
ricorda che grazie a questa scelta portano benefici non solo per la propria salute, ma anche per cura del pianeta, ha detto Salvatore Castiglione, presidente del gruppo prodotti a base vegetale di Unione Italiana Food. Questo non significa che sostituiranno altri alimenti della nostra dieta, ma a cambiare saranno piuttosto quantità e frequenza di consumo, perché a tavola c'è posto per tutti, ha concluso il presidente. Tra i master che si trovano nei canali della spesa c'è il latte di soia, il più gettonato dai vegani e vegetariani, ma senza escludere quello di avena e riso. I burger vegetali, quindi a base di melanzane, carciofi, zucca e zucchine. Gli affettati veg, di cui l'acquisto è aumentato del 108%, utilizzati al posto del prosciutto cotto, salame e mortadella. E poi ancora frutta, verdura e legumi, ottimi anche per preparare il ragù. E se per tutti il problema sta nei costi nel supermercato, ci ha pensato il caro vita di questi ultimi mesi a ribaltare la situazione. Una confezione di due burger veg sfiora a malapena i 3 euro. Due hamburger di carne comprati dal macellaio o al supermercato hanno lo stesso prezzo, a volte anche più elevato. Si potrebbe dire allora che la scusa del "è troppo caro" ha fatto il suo tempo. Bisogna vedere, non per tutti i prodotti vegetali è così, naturalmente. È un invito ovviamente ad un'alimentazione più sana. E a proposito di alimentazione, anche di alimentazione, andiamo a Novi Ligure perché parte questa sera la manifestazione Benvenuto Autunno, due giorni di interessanti iniziative anche per dare una mano all'economia locale. Dede Vinci. Di Novi Ligure stasera, venerdì 30 settembre, domani sabato 1 ottobre, festeggia l'arrivo della stagione autunnale con una serie di eventi tra artigianato, natura e spettacoli per tutte le età. Il programma della manifestazione, racchiuso nel titolo Benvenuto Autunno, è frutto della collaborazione tra il Comune, l'Associazione Il Cuore di Novi e la Proloco Parco Castello. L'intero centro storico stasera si animerà per la Notte Bianca, ci sarà l'apertura serale dei negozi, un mercatino di artigianato e naturalmente buon cibo e tanto divertimento. Gli appassionati di cucina potranno assistere a Cuochi d'Artificio, uno show cooking con degustazione allestito in Piazza delle Piane a partire dalle ore 18:30. In Largo Valentina, dalle ore 21, si esibirà il maestro Bagnasco. Il clou della serata però sarà lo spettacolo pirotecnico con fuochi d'artificio ad alta gittata. Si terrà in zona stadio dalle ore 22:30. Dalle ore 19 al Parco Castello si potrà mangiare nel Park Food, assistere quindi ai fuochi d'artificio da una posizione suggestiva e privilegiata. In questi due giorni nelle vie del centro cittadino sarà allestito il mercatino artigianato artistico e poi domani, sabato 1 ottobre, presso il Parco Castello si svolgeranno delle visite guidate all'orto botanico e poi in Piazza delle Piane dalle ore 17 andrà in scena lo spettacolo gratuito Aladdin, tradizionale teatro dei burattini di Eros Salvioli. Bene, siamo al termine del nostro telegiornale, c'è il tempo come sempre però di dirvi che subito dopo di noi naturalmente c'è la pagina sportiva come sempre curata da Fabrizio Mattana, l'Alessandria è in cerca di una riconferma a Rimini, dopo ci saranno le previsioni del tempo e poi la pagina sportiva invece curata dal TG7 Sport, si parlerà di Inter contro Roma ma anche del Milan e poi dei gol che davano Conte come allenatore alla Juve. Conte sembra che abbia appunto dichiarato sarebbe irrispettoso per me e Allegri, che è l'attuale allenatore della Juventus, pensare una cosa di questo genere. Ma si parlerà anche del calcio Napoli che riparte dal Torino e ci sono ancora molti punti interrogativi per dare spazio o meno a Zerbin. Bene, io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito, naturalmente la nostra informazione torna come sempre questa sera negli stessi orari. Grazie, buon pomeriggio.